Pino grigio friulano ramato della cantina Temps. Mi è piaciuto davvero molto e ne ho conservato giusto un bicchiere per portarlo sul canale. Sigla! Bene ragazzi, partiamo, ma mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, lasciate un commento, mi raccomando. Cantina Temps, questo nome probabilmente a voi non dirà nulla, ma in realtà, pensate, questa è una realtà storica, una vera e propria dinastia, che dal 1100 possiede degli ettari vitati e dei terreni nella provincia di Gorizia, perché siamo in provincia di Gorizia, e appunto porta avanti la tradizione di questi territori a livelli davvero interessanti. Queste appunto sono zone molto vocate per la produzione dei vini. La cantina possiede 44 ettari vitati che sono coltivati con alcuni vitigni autoctoni come la ribolla gialla e il friulano e altri vitigni come il merlot, il Pinot Grigio e il Sauvignon Blanc. Recentemente questa cantina è stata acquistata da un'altra cantina, un'altra realtà del mondo, del panorama vitivinicolo italiano importante, che è Frescobaldi, e molto spesso quando delle cantine grandi e importanti acquistano delle altre realtà, magari più piccole, questo uno è sinonimo ovviamente del fatto che questa cantina, come altre magari che vengono acquistate, sono cantine che destano l'interesse per la loro qualità, per la loro storicità, per la potenzialità che possono dare questi terreni, ma poi a volte garantisce proprio anche chiaramente che ci siano a livello economico dei mezzi per poter tenere la produzione alta oppure per poterla migliorare. Buono questo ramato, davvero, mi è piaciuto davvero molto e questo termine affonda le sue radici nella tradizione veneta, perché ramato era il termine in cui si riconosceva appunto il Pinot Grigio. Questo Pinot Grigio che, vi dico qualcosa su come viene prodotto. Le uve vengono raccolte manualmente tra la fine di agosto e i primi di settembre, dopodiché il mosto rimane a contatto con le bucce per circa 10 ore, in questo modo viene ceduto il colore, ma ovviamente non solo il colore, perché anche a livello, come sapete, nei rosé di proprietà organolettiche, questo contatto chiaramente ci cede delle sensazioni, degli aromi. Quindi fa questi 10 ore di contatto con le bucce, poi c'è la fermentazione che dura circa 15 giorni, terminata la quale la fermentazione diventa in acciaio e poi il vino riposa sempre in acciaio per circa 4 mesi. Guardate che bel colore, vediamo se riesco a farvelo vedere. Lo troveremo nel bicchiere, un bel colore ramato di buccia di cipolla, ma comunque con una sua personalità, ma comunque delicato, non troppo forte. Ultima cosa, terreni di origine arenaria e in parte anche argillosa, questo cede mineralità al vino, mineralità che si sente, è molto piacevole e secondo me è anche molto interessante per abbinarlo con determinati piatti, secondo me specie di pesce. Versiamolo nel bicchiere e poi partiamo. Bel bicchiere generoso questo, però così ho ammazzato la bottiglia. Allora, del colore ve l'ho già detto, è un bel colore rosa ramato, buccia di cipolla, cristallino assolutamente,
Valutiamo la consistenza. In realtà ho la luce contro, faccio un po' fatica, ma direi abbastanza tra il consistente e l'abbastanza consistente. Al naso mi piace davvero tanto. Ha un profumo di fragola e fragolina di bosco, proprio netto. E io principalmente a livello di frutta direi questo, perché proprio prevale sugli altri. Petali di fiori, non saprei contraddistinguere quando, ma come quei profumi un po' che sentite in primavera, che c'è quel profumo dolce ma anche delicato di fiori, molto, molto buono. E poi anche al naso emerge l'aspetto minerale, l'aspetto sì, più che sapido, l'aspetto minerale. Ma non perdiamo tempo e andiamo ad assaggiarlo. O meglio, io l'ho già assaggiato, ma. Oh, ragazzi, a me piace un sacco questo vino, soprattutto considerato il rapporto qualità-prezzo, perché vi ho già detto che questo vino costa 9-10 euro, ma è proprio, proprio fatto bene, è fine sia in bocca che al naso, vino chiaramente secco, abbastanza caldo, vediamo. 12,5%, quindi ci sta abbastanza caldo, insomma era la valutazione corretta. È un vino fresco, nel senso che è dotato di una buona acidità. Questo vino è bello acido, ma non è un'acidità fastidiosa, è un'acidità proprio ben bilanciata, anche perché mi emerge poi fuori, dopo aver sentito questo aspetto appunto legato all'acidità, ho questo ritorno di mineralità fresco, proprio bello, pulito, ma bilanciato, cioè non c'è un aspetto che prevale troppo sull'altro, che a volte può anche essere piacevole, ma in questo caso è proprio bello, bello, bello bilanciato. Anche in bocca c'è questo un po' ritorno fruttato, ma chiaramente meno che al naso, è un po' un ritorno finale con questa bella sapidità che pulisce. Io ragazzi questo vino ve lo consiglio, io l'ho preso online, non mi ricordo su quale piattaforma. L'ho tenuto lì tanto qualche mese prima di berlo e davvero davvero mi è piaciuto molto. Questo è un vino che riprenderò, secondo me, da tenerne qualche bottiglia in cantina, ma non solo d'estate, anche proprio tutto l'anno, perché questo vino qua, considerate poi che il rosé rispetto al bianco vanno serviti qualche grado in più, quindi davvero interessante. Come abbinamenti io andrei su qualche crostaceo, qualche mollusco, quindi piatti a base di pesce, magari anche una pasta col pesce, una pasta con i molluschi. Chiaramente non è l'unico abbinamento possibile, ma con queste caratteristiche, questa freschezza, questa mineralità, un pizzico sì, di sapidità, ma proprio questa mineralità che esce fuori. Secondo me ci sta benissimo con questo tipo di piatti. Che dire, spero di avervi incuriosito. Magari l'avete anche già assaggiato, avete assaggiato altri vini di questa cantina. A questo punto, se conoscete qualche bottiglia interessante, magari con un buon rapporto qualità-prezzo di queste zone, non solo Gorizia ovviamente, ma parlo del Friuli, fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo ancora, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è importantissimo, lasciatemi un like e al prossimo video, alla prossima degustazione.